Ciao a tutti, in questo video vorrei parlarvi del nostro nuovo libro Introduzione alle investigazioni. Dunque, l'idea di questo libro nasce perché sostanzialmente negli anni, come ho già detto più volte, insomma, non sono rimasto troppo soddisfatto delle letture che trovavo in giro sull'argomento, perché o erano libri troppo tecnici, quindi con sole nozioni di diritto, che non parlavano dell'attività investigativa in sé per sé, quindi di che cosa si trattasse veramente. O erano libri, insomma, di racconti spacciati per veri, dove, insomma, si leggevano delle cose che facevano un po' ridere al di fuori di quella che è la realtà, no? Perché adesso senza fare nomi, ma in alcuni libri si leggeva addirittura che durante i pedinamenti affittavano degli elicotteri, insomma, delle cose che veramente per chi è addetto ai lavori fanno sorridere. E quindi cosa ho pensato? Ho detto, ma sarebbe il caso di scrivere un vero e proprio manuale, no? Quindi un libro appunto che parla delle investigazioni dalla A alla Z. Infatti questo libro si chiama Introduzione alle investigazioni, le investigazioni spiegate dalla A alla Z. Proprio perché vogliamo raccontare attraverso la nostra esperienza, quindi alternando la teoria a veri e propri casi pratici, senza enfatizzare niente, quindi senza parlare di mega inseguimenti, di chissà quale strumentazione extraterrestre, bensì parlare della vera e propria attività investigativa, quindi come nasce, da che cosa inizia un'attività investigativa, quindi perché un cliente dovrebbe rivolgersi ad un'agenzia investigativa. Che cosa succede quando il cliente viene qua in sede da noi, come si prende un mandato, quindi quali investigazioni si possono fare e quali invece non si possono fare, l'assegnazione dell'incarico poi all'agente investigativo, tutto l'iter che si segue per programmare ed iniziare appunto un'investigazione. Parleremo poi anche, insomma, di alcuni dati, daremo alcune informazioni sul tasso di infedeltà in Italia, su tutte le investigazioni che appunto possono essere fatte, quindi non solo per il privato ma anche per le aziende, per il settore assicurativo. Parleremo nello specifico proprio di alcune frodi, ovviamente con nomi di fantasia, tutti i racconti sono con nomi di fantasia, dove appunto spiegheremo che cosa consiste una frode assicurativa, quindi il tipico falso CID. Insomma, andremo a spiegare tutta una serie di cose nella maniera più chiara possibile per far capire al lettore di che cosa si tratta veramente. Quindi è un libro che davvero, arrivati alla fine della lettura, avrete veramente una visione chiara di che cosa vuol dire fare l'investigatore, dei rischi che si corrono, di tutte le norme che appunto vanno rispettate, di tutti gli abusi che non vanno assolutamente fatti. E sostanzialmente andremo poi a vedere anche appunto giusto due normative, quindi come è regolamentata la figura dell'investigatore, appunto, le indagini difensive che si differenziano dalla licenza 134 del PULPS. Insomma, andremo a vedere veramente le investigazioni dalla A alla Z. Se vi dovesse interessare, potete trovarlo su Amazon, sia la versione Kindle che la versione cartacea come questa. E se avete dei dubbi o delle domande, scriveteci pure e seguiteci sul nostro canale Facebook e Instagram.